Terzo piatto, la crema di rafano, e la crema non è altro che del succo di rafano fresco, pelato e poi filtrato, un goccio di panna e poi l'albume che mi serve per legare quando cuoce a vapore. Il tutto poi viene servito con sedano verde crudo a cubetti, mortadella grattugiata con la microplane, e poi oggi non c'era perché non era un granché, però se no ci andrebbe anche del tartufo nero alla mele. L'acidità e la forza del rafano sono mediati un po' dalla panna e un po' dal calore, perciò dal fatto che sia molto caldo perché viene cotto a vapore servito. E poi c'è questo forte contrasto con sedano e mortadella, che quando è grattugiata tira fuori molto di più l'aroma e un po' meno la parte, chiamiamola più, sotto i denti, per cui scivola un po' di più, è meno presente, ma allo stesso tempo c'è, per cui il piatto diventa equilibrato quando c'è, non quando non c'è. Ho abbinato un caricante del 2008 della Zenta Wolfi. Perché un caricante? Perché io penso che in Italia bisogna scoprire certi vitigni, soprattutto vitigni come il caricante, come la Vernaccia, come tanti altri, se parliamo di bianchi, per poi non parlare di rossi. Perché l'Italia è un paese che ha tantissimo da dare. Questo caricante 2008 è una delle migliori espressioni, a mio avviso, che ho mai assaggiato. Infatti, lo definisco un po' Riesling del Sud, le sue note molto similari al Riesling nell'evoluzione. Yo!